Ciao, in questo video vedremo un altro esercizio didattico, sempre con LDmicro e un microcontrollore ATmega 328. È un cancello a due ante, a due battenti, dove qui ci sono i vari componenti. A è lampeggiante, B sono i due motori e ho quattro uscite, l'avanti e indietro di un'anta e l'avanti e indietro della seconda alta. Le fotocellule hanno un ingresso solo perché sono in serie e arrivano come contatto normalmente chiuso. A fare una finezza si poteva portare al microcontrollore la fotocellula davanti al cancello e quella dentro, in modo che si faceva lo stop solo in chiusura davanti al cancello e lo stop sia in apertura che in chiusura dentro al cancello, perché all'interno c'è il rischio che il cancello ti viene contro quando fa l'apertura, quindi deve fermare in tutti i due casi. Il fatto che le fotocellule in ogni caso fanno lo stop. Ci sarà un selettore a chiave con due posizioni, apre e chiude, che sono in parallelo al pulsante di apre e al pulsante di chiude. Quindi selettore a chiave, posizione apre in parallelo al pulsante apre che ci sarà in casa, la posizione chiude in parallelo al pulsante chiude che ci sarà in casa. In casa ci sarà inoltre il pulsante di stop, il quale permette di fermare il cancello in qualsiasi posizione o nella posizione di tutto aperto. Poi ci sarà l'ingresso del radiocomando che è configurato per fare solo l'apertura o lo sblocco se è in stop. Quindi se per caso è stato stoppato aperto, premendo il radiocomando c'è la possibilità di farlo chiudere. Queste qui sono le connessioni, quei numerini qui sono i numeri dell'input. Da 0 al 10 sono utilizzati, l'ho riportato anche di qui come schema. Questo qui è il programmatore in circuit, che è il solito USB ASP. Questi qui sono i timer che ho usato, più altri di servizio che poi vedremo nel programma. Quindi ci saranno timer di tempo di apertura, tempo totale, quindi da quando l'anta parte a quando arriva tutta aperta, il tempo di chiusura, che non sempre è uguale a quello dell'apertura. Quindi potrebbe essere uguale o leggermente diverso, quindi è meglio avere due tempi separati. Dopo c'è il ritardo seconda alta e il ritardo prima anta. Cosa vuol dire? Se il cancello non ha il battente, tipo questo, le ante possono aprirsi e chiudersi insieme perché non interferiscono. Però se la prima anta ha il battente, deve aprirsi in modo ritardato. Cosa vuol dire? Che prima si deve aprire un'anta e poi si deve aprire quell'altra. Lo stesso in chiusura, prima deve chiudersi un'anta e poi quell'altra. Infatti ci sono i ritardi in apertura e in chiusura. In apertura della seconda anta e in chiusura della prima anta. Poi c'è il tempo di pausa, che è il tempo quando starà aperto. Anche qui a fare una finezza che io non ho fatto, bisognerebbe fare una pausa lunga se non vengono oscurate le fotocellule, e non appena che l'auto passa, la pausa si riduce dell'80% ad esempio. Oppure la pausa viene eliminata e si inserisce un timer di passaggio dell'auto. Il ciclo descrittivo è qui, non te lo sto a elencare tutto, lo trovi comunque in descrizione come PDF. Lo vediamo velocissimamente. Il pulsante di apre o il pulsante del telecomando, dopo aver fatto la verifica delle fotocellule, fa partire il ciclo. La prima cosa che parte è la serratura con un impulso di 1,5 secondi. Dopo 1 secondo, quindi prima che finisce, parte la prima anta, che è quella dove ha sulla serratura, quindi l'anta deve muoversi con la serratura eccitata. E una cosa che non ho fatto è il colpo d'ariete. Questo qui è utile d'inverno, addirittura le centraline hanno questo famoso colpo d'ariete che prima di aprire fanno la chiusura, quindi fanno la chiusura, eccitano la serratura, dopodiché se è sbloccata la serratura magari dal ghiaccio, perché hanno fatto appunto, si chiama colpo d'ariete perché fa un'inversione, fa l'apertura, se vuoi lo puoi modificare mettendo dentro anche il colpo d'ariete. Il lampeggiante parte subito con il ciclo, quindi quando si apre il pulsante, poi va avanti fino a fare la pausa e la richiusura delle ante. Delle note interessanti sono: se durante il movimento vengono interrotte le fotocellule, fa lo stop. Se durante l'apertura si preme il pulsante di chiusura, il cancello si richiude, fa uno stop e poi si richiude. Viceversa, lo stesso, quindi premendo i pulsanti contrari al movimento, fa un'inversione. Il pulsante di stop ferma il ciclo in qualsiasi momento, fa la stessa cosa che fanno le fotocellule. Ripremendo il pulsante riparte da dove era. Se il cancello è in pausa, il pulsante di apre viene ignorato, ovviamente, come il pulsante del telecomando, perché è già aperto o in attesa. Una cosa che c'è in più, avendo premuto il pulsante di stop di più di 3 secondi, va a fare un reset totale di tutti i timer.
Andiamo a vedere il programma, eccolo qua. La fotocella l'ho poggiata su dei relè interni, così se dobbiamo invertire il contatto da aperto o chiuso non dobbiamo andarlo a cercare in tutte le parti del programma. Il pulsante di apre o il pulsante del telecomando sono in parallelo, che fanno il set del ciclo on. Va a verificare comunque che le fotocelle non siano impegnate. Se le fotocelle sono impegnate, vuol dire che c'è un'auto davanti, un ostacolo e non può fare l'apertura. Col ciclo on parte questo THI, che è un timer impulsivo, fa proprio un impulso da 1,5 secondi alla serratura, come ti dicevo prima. Col ciclo on, se non è in pausa, il lampeggiante inizia a lampeggiare con questo tempo qui. Ovviamente se il lampeggiante ha il suo lampeggiante interno integrato, va tolto il clock qui, il lampeggiante, il timer ciclico. Dopo avviene l'apertura della prima anta. Avviene trascorso 1 secondo, qui c'è una comparazione del tempo trascorso dei T6, questo va a fare il set di un relè interno dell'apertura della prima anta e questo mi permette poi di fare questa riga qui, questo qui è il motore, di andare a interromperla con la fotocellula mantenendo il set attivo. Quindi questo qui è attivo perché gli ho detto che l'anta deve aprirsi, le fotocellule potrebbero andare a fermarla, pulsante di stop idem. Questo qui è un relay di stop che poi vedremo più avanti. E questo qui è un interblocco di sicurezza. Questi bisogna metterli sempre perché se si fanno errori del programma c'è il rischio che vada su insieme il relay apre e chiude e magari danneggiano il motore. È un interblocco col chiude. Quindi l'apre ha l'interblocco col chiude, l'apre 1 e l'apre 2 qui sotto ha l'interblocco col suo chiude. L'anta 2 parte con un ritardo di 1 secondo. Dopo che è partita l'anta 1, e anche qui lo stesso giochino con il set qui, stesso discorso, vedi, fotocellula, stop, interblocco. Questo qui è un timer ritentivo, infatti ci sarà il suo reset, qua, in maniera che se io vado a interrompere il motore con la fotocellula, questo qui è un timer ritentivo, in maniera che se ci fosse uno stop lui continua a ritenere, mi sono accorto adesso che forse c'è un errore, che bisogna mettere anche lo stop e la fotocellula qui in maniera che fermano il timer. Con l'apertura dell'anta 1 parte il timer di apertura T1, io ho messo 8 secondi, dopo andrà regolato per la velocità del motore, quindi va regolato col tempo effettivo. Quando scade il timer va a fare il reset, quindi spegne i motori, quando ha raggiunto, quindi quando è tutto aperto, resetta i due relay interni che comandano i due motori. Eccita il relè interno di pausa e spegne, resetta il T3. Anche questo è un timer ritentivo, in maniera che il timer si ferma e riparte da dove era rimasto. Alla fine della pausa, che è data dal T5, tempo di pausa, quindi quando in pausa, se le fotocellule sono a posto, se il pulsante di stop non è premuto, scaduti 3 secondi, parte la chiusura della seconda anta, resetta la pausa, resetta il T1, questo è il comando dell'anta, si ricopia un po' quello che abbiamo visto sopra e anche qui ricopia un attimino questo qui, parte il secondo timer di ritardo e questo ricopia questa riga. Il fine ciclo è dato dalla fine del T2, questa riga è simile a questa, quindi se l'anta è in movimento, dopo il tempo di chiusura, va a fare tutti i reset, quindi spengono tutto e spengono anche i timer, resettano i timer perché i timer lì memorizzati bisogna resettarli se no rimangono sempre attivi. Il pulsante di stop ha una funzione un po' particolare. Quindi comandano questo relay qui, T, che chiamiamoci sopra 2 volte, è messo come T-trigger, quindi a ogni impulso del pulsante di stop lui cambia stato e viene comunque resettato se per caso rimane alto, qui vedi che c'è un reset. Questi relay interni di stop sono tutti questi qui che trovi, sono in serie le fotocellule, quindi ha la stessa funzione della fotocellula, quindi premendo una volta stoppa, premendo la seconda volta riparte. Questo qui è il reset generale che abbiamo visto qua, tenendo premuto il pulsante di 3 secondi, resetta tutte le memorie e i timer. E qui c'è la gestione del pulsante di chiude e il pulsante di apre. Il pulsante chiude attiva una sua memoria che dopo 500 millisecondi fa partire l'anta di chiude, che poi in automatico su va avanti a fare le sue operazioni. Fa partire la seconda anta, più o meno la stessa cosa la fa anche il pulsante di apre o il telecomando, sono in parallelo, vanno a verificare che almeno una delle due ante è in uno stato di chiusura per poter fare l'apertura, idem qui lo fa solo se è in corso l'apertura, qui solo se è in corso la chiusura, qui in più c'è se è in corso lo stop, qui quando si attiva l'apre fa tutti questi reset.
e dopo 500 millisecondi fa partire l'apre. Perché dopo avanti da solo? Perché andando su R anta 1 apre e chiude la stessa cosa. È come se si chiudesse questo qua. Parte l'anta, partendo l'anta parte il timer, dopo va su anche la seconda anta. Queste cose si possono fare in migliaia di modi diversi, si possono fare anche a step, visto che ci sono degli step, usando una variabile che incrementi o un contatore. Possono essere sostituiti i timer con dei contatori, questo qui è molto utile, quando si fanno gli stop, perché ad esempio adesso sì, lo stop fa lo stop dei timer e poi riparte, però avendo un contatore riesci comunque a partire dal valore di dove sei messo, perché adesso se fai uno stop e schiacci il pulsante, quindi vai nel senso opposto, i timer partono da zero, quindi avrai il cancello che va a fondo scorsa e il motore continuerà a erogare fino a che finisce il timer. Ti faccio un esempio: sei chiuso, lo stop è a metà, se rischiacci stop lui riparte, fa tutta l'apertura, ok, ma se torniamo indietro, è chiuso, vai a metà, lo stoppi e da lì fai manualmente la chiusura, timer di chiusura, e quello generale non ha un timer che parte da metà. Invece se fosse un contatore che conta in avanti o indietro, tu lo fai andare in avanti se sta aprendo, indietro se sta chiudendo, se sei a metà sai dove sei e quindi vai da 0 al tempo che ti occorre. Se ti fermi a metà puoi tornare indietro, andare avanti facendo, incrementando una variabile con un clock, riesci a fare quei giochini qui. Addirittura nei PLC che ci sono le memorie retentive, poi addirittura se vai a tensione alla ripartenza sapere dove sei. Le centraline attuali dei cancelli non hanno comunque la memoria, se vai a tensione anche loro ripartono da capo, e comunque nel micro tu puoi fare tutte le logiche che ritieni opportune. Questo qui è un esercizio didattico di partenza per prendere confidenza con i reset dei timer. Qui abbiamo visto una cosa nuova con il reset del pulsante di stop, ad esempio questo toggle qui, che si può resettare comunque anche lui quando è 1, molto comodo. Lo puoi anche portare a 1, fare il set anziché il reset. Abbiamo rivisto il fronte qua e abbiamo visto la comparazione di un tempo. Questa qui è la comparazione, i comandi di comparazione sono dentro qui, in compare, quindi hai l'uguale, il diverso, il maggiore uguale, il minore uguale, e questi qui sono dei test dei bit, dei singoli bit di una variabile. Ti faccio vedere adesso in pratica il circuitino montato sulla breadboard come viene. Per inserirlo nel microcontrollore, solito discorso, F5, che lo fai da qui, compili. Prima volta ti chiede di salvarlo, dopo non te lo chiede più. Infatti, se io rifaccio l'F5, non mi chiede più se voglio salvarlo. Mi dà queste informazioni qui utili, che sono stati usati 2135 Word su 16.000, ho usato il 13%, e di RAM ne usa l'1%, 22 byte su 2048. È scarico il micro. Può fare molto molto di più. Dopodiché, per inserirlo basta fare solo l'F9. Adesso collego la mia USB ASP, faccio F9, ok, la verifica come ho detto nel mio video precedente l'ho disattivata mettendolo dentro nel file BAT il meno V qua. Quando sono in fase di debug non mi interessa fare anche la verifica, cosa invece che va fatta in produzione quando si programmano i micro. Anche qui mi dice quanti byte ha scritto nella flash. Andiamo a vederlo. Ecco, questo qui è il nostro circuito realizzato sulla breadboard. Abbiamo il microcontrollore, i pulsanti. Qui adesso ti spiego cosa sono: un micro interruttore che simula le fotocellule e dei LED che sono i motori del cancello. Quindi abbiamo quel LED qui giallo e lampeggiante, le fotocellule, il pulsante del telecomando, il pulsante apre, il pulsante stop e il pulsante chiude. Di qui abbiamo il chiude rosso, l'anta 1, l'anta 2 rosso, sempre chiude, apre 1, apre 2, l'altra anta, e l'ultimo è la serratura. In questo stato, se schiaccio su chiude e su stop, non deve succedere nulla. Idem sulla fotocellula. È tutto in stato di riposo. Funziona solo l'apre e il telecomando a patto che non ci sia nessuno davanti alla fotocellula. Infatti, se io schiaccio
la fotocellula come se fossi davanti con l'auto o ci fosse davanti un pedone, non posso fare nulla. Riporto a riposo la fotocellula e premo ad esempio il telecomando. Parte la serratura, il lampeggio del lampeggiante, le due ante d'apertura. Adesso c'è il tempo di stop. Parte un'anta di chiusura, parte la seconda e fa tutta la chiusura. Adesso ti faccio rivedere bene l'apertura. Osserva la serratura e l'apertura della prima anta rispetto alla seconda, i due LED verdi. Vedrai che uno si accende mentre la serratura è ancora eccitata. Adesso premo l'apre anziché il telecomando, che fa la stessa cosa. Serratura, prima anta, seconda anta. Faccio stop e faccio rese per farti vedere. Ok, apro. Guarda bene la serratura rispetto al LED, quindi il giallo e il verde. È ancora acceso il giallo, già si accende il verde, quindi era dopo un secondo, la comparazione che abbiamo visto prima. Dopo un secondo si accende la seconda anta. Adesso vediamo il pulsante di stop, quindi faccio apre. Premo il pulsante di stop, si stoppa. Ripremo, riapre, ripremo, stop, ripremo, riapre, il lampeggiante continua ad andare, stop, lo facciamo aprire tutto, il lampeggiante si ferma e posso stopparlo in apertura. Col pulsante del telecomando, se do un colpo, dallo stato di pausa fa la chiusura, passa alla fase di chiusura. Mentre chiude, se faccio un apre, preso tardi, adesso sta facendo un'apertura. Facciamo una chiusura mentre sta facendo l'apertura, fa uno stop breve e fa la chiusura. Idem, l'apre, stop. Il lampeggiante continua ad andare per indicarmi che è in una condizione di stop in ciclo. Ok, si ferma solo se è tutto aperto. Se è tutto aperto, io posso stopparlo. Volendo si possono aggiungere altri LED di diagnostica o di stato, ad esempio il cancello tutto aperto. Si posso fare ad esempio il chiude. Non abbiamo visto la fotocellula, ma funziona come lo stop. La differenza è che lei interrompe e basta. Lo stop invece una volta interrompe e una volta riparte. Questo qui è il programmatore USB ASP. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile. Ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!